Ciao a tutti amici di Sorelle Italian Player, io sono sempre Domenico e oggi faccio questo video per parlarvi delle novità del nostro torneo CTCN e Sorelle IP, il torneo che abbiamo organizzato noi di Sorelle Italian Player con la pagina Calcio Talenti e Carta NFT. Ma prima di iniziare vi volevo ricordarvi di iscrivervi a questo canale in modo da sostenermi e fare in modo di poter continuare a fare altri video interessanti. Spero che siano interessanti per voi. E in più vi volevo far vedere la novità del momento. Se non giocate a Sorare, non vi siete iscritti a Sorare, questo è il momento perfetto per farlo. Perché per inaugurare la Premier League che entra in Sorare c'è una novità incredibile. Iscrivetevi a questo link che trovate anche qui sotto in descrizione. Possiamo vincere entrambi una figurina della Premier League dopo 5 acquisti. Il concorso è valido fino al 14 di febbraio, quindi se volete vincere una figura della Premier League tra i Tier 3 che potrebbe essere di un enorme valore, è un ottimo investimento per poter iniziare, se volete iscrivetevi, contattatemi, io vi aiuterò a fare degli acquisti al più basso prezzo possibile in modo tale da che entrambi ci guadagniamo e entrambi prendiamo una carta della Premier League. Ma andiamo avanti e parliamo delle novità del nostro torneo. Il nostro torneo, molti di voi già lo avranno conosciuto sicuramente e molti di voi già ci partecipano. Il nostro torneo, infatti, è già da un bel po' di settimane, è Game Week che stiamo giocando, ci sono molti partecipanti. Il nostro torneo si chiama Torneo CTCN Sorelle IP. Prima usavamo la casual, come sapete, la casual ormai non c'è più. E quindi ci siamo inventati insieme al gruppo di carte della Handy e carte NFT? Bene, ci siamo inventati su giochiamoci la Serie A, ok? Quindi voi entrate su Sorare, lo potete fare direttamente da qui, fate su gioca in arrivo, vi andate a fare la vostra bella squadra su Serie A Amateur, dove già di per sé potete vincere 200, potete essere classificati alle prime 200 posizioni, potete vincere una limited. Fate la vostra bella squadra, la inserite e vi dovete registrare al nostro torneo. Il link del torneo lo trovate qui sotto in descrizione oppure sui nostri social. Allora, come funziona il nostro torneo? È molto semplice. Allora, il nostro torneo funziona in base ai partecipanti. Generalmente, ultimamente non andiamo al di sotto dei 25. L'ultimo torneo siamo stati in 28. Quindi, voi fate una cosa: voi vi scrivete poi sul post che c'è su Facebook, che poi vi faccio vedere dove, la carta che volete giocare. Abbiamo il nostro custode che custodisce tutte le carte dei partecipanti. Vi invia una richiesta a 0 euro. Una volta fatto questo, voi accettate, cedete una carta e con quella carta potete accedere al nostro torneo. Se vi classificate alle prime posizioni, riavrete la vostra carta indietro che vi siete giocati e in più ne vincerete due, vinceranno due carte, il primo classificato, una la seconda e una terza, questo su 25 partecipanti. Il concetto è semplice, ogni 5 uno vince e uno perde, ok? Andando avanti a 30 partecipanti, abbiamo fatto per la terza edizione, siamo stati addirittura a 33, vincono i primi 4 e gli ultimi perdono e così via, sempre aumentare. Più aumentano i partecipanti e più persone vincono. Tutte quante quelle in mezzo che vedete verdi, quindi questi qui, vi viene restituita la loro carta e poi possono decidere se continuare a giocare oppure semplicemente, ok, hanno provato e gli ritorno indietro la loro carta, non hanno perso assolutamente niente. Allora, vi faccio vedere cosa si può vincere in questo torneo. Per esempio, quarto classificato della terza edizione, se non erro, Scullion, ha vinto Thorgan Hazard. Poi, terzo classificato, un Arta Custom. Il secondo classificato, una Limited. Il primo classificato, Flyfree, si è portato a casa una rara e una Custom. Come vedete, queste sono le carte degli ultimi classificati. Ognuno si sceglie la carta che vuole, cioè chi gioca la rara, chi gioca le custom, chi gioca le limited, potete giocare qualunque carta, quella che credete che potete rinunciare, vale 50 centesimi, qualunque valore. Andando avanti, questi sono altri giocatori che hanno vinto. E questo per esempio è il primo classificato, il Sebastiano 10, che è l'altro ragazzo, l'amministratore di Carte Dandy e Carte NFT, che ha anche vinto l'ultimo torneo, si è portato a casa una rara e una custom, che rispettivamente erano dell'ultimo classificato e il penultimo classificato.
Questi sono soltanto alcuni esempi. Più siamo e più si vince. Quindi iscrivetevi. Vi metto il link qui sotto in descrizione per potervi iscrivere. Tutti i dettagli li trovate sui nostri social, ok? Voi entrate su facebook.com, Storie Italia Player, sotto c'è sempre il link, su è sempre qui in alto in evidenza troverete il torneo sempre che è in vigore. Attualmente stiamo raccogliendo iscrizioni per il quinto torneo. Vi basta aprire il post dove c'è scritto tutti i dettagli, ok? Quindi questo è il post del quinto torneo che sarebbe della Game Week 343, che va dal 3 al 7 febbraio. Giochiamo sempre esclusivamente nei weekend. Tendenzialmente noi abbiamo come punto di riferimento ovviamente la Serie A, e quindi se la Serie A gioca, noi giochiamo. Se la Serie A salta un weekend, ovviamente quello non giocheremo. E poi sta sempre a voi, potete decidere quando giocare e quando non giocare, siete liberi, ok? C'è scritto tutto, c'è il link, il codice, c'è scritto che ogni week viene stilata una classifica, quindi ogni giornata una classifica. Quindi ogni weekend stiliamo una classifica, i primi vincono e gli ultimi perdono. Basta andare qui sotto, come fanno i nostri amici, mettere uno screenshot della carta che volete giocare, mettere il vostro nome utente di Sorail e la carta che volete giocarvi, così il custode vi invierà la carta. Ma le carte le potete vedere in qualsiasi momento sul profilo del custode, nel link che c'è sempre nel post, e queste sono tutte le carte che, per esempio, sono in palio per la prossima Game Week. Questi sono quelli che per il momento hanno già ceduto la carta e quindi sono già nelle mani del custode. Il custode è un nostro, sempre, è un altro amministratore della pagina Sorelle Italian Player, che si occupa di custodire le carte. Quindi le carte che date non vengono perse, ce l'ha lui. Lui distribuisce a fine giornata, gli dà indietro tutte le carte. Quindi a chi non ha vinto e non ha perso, gli restituisce la carta. Poi siete voi liberi di decidere se volete continuare oppure riprendervi la vostra carta e fermarvi. E distribuisce i premi ai migliori e ovviamente gli ultimi perdono la carta. Come potete vedere, qui già ci sono molte custom e ci sono molte limite già in palio per la prossima giornata, alcune anche di un bel valore. Quindi, ragazzi, non vi resta che far altro che entrare su social, quindi Italia Player OMG, che sarebbe la pagina Facebook di Sorelle Italian Player, dove all'interno io vi consiglio di venire a seguire. Ci sono, consigliamo, diamo, pubblichiamo i premi di giornata. Pubblichiamo alcune novità, consigliamo giocatori, ok? Come per esempio, poi facciamo segnalazioni, per esempio qua abbiamo segnalato l'infortunio di Brozovic, alcune carte veramente a bassissimo prezzo, abbiamo degli esperti di K1, della Liga Coreana, della Liga giapponese, consigliamo tantissimi giocatori. Comunque c'è dietro un gruppo di ragazzi che mettono a disposizione le loro conoscenze, i loro studi che fanno su Sorail per tutti quanti voi, ok? Quindi venite, seguite la mia pagina e non perdetevi nessun aggiornamento su tornei e tante altre occasioni che si possono trovare di vari giocatori. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Non perdetevi i miei video, ricordatevi di iscrivervi a questo canale e vi aspetto per il nostro torneo. Più siamo e più si vince. Ciao a tutti, su Sorelle Italian Player.